Ciao e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita tutta al femminile, professionale e imprenditoriale. Ospite di oggi è Ivana Di Martino, mamma insegnante e atleta italiana, con la quale scopriremo come sviluppare la disciplina e la motivazione di un atleta. Inutile girarci tanto intorno, è facile riuscire a fare tutto quello che ci siamo prefissi quando tutto va a gonfie vele, è molto più difficile riuscire a mantenere la nostra motivazione nel tempo, soprattutto, non soltanto, quando gestiamo la nostra attività. E allora, bando alle ciance, tuffiamoci in questa nuova puntata, ma non prima di aver visitato il sito biz-academy.it/podcast per iscriverti gratuitamente alle newsletter del podcast Impact Girl e ricevere non soltanto tutte le puntate in uscita ogni mese, sia in formato audio che video, ma anche i Biz Confidential, email ricchissime di spunti pratici per far crescere la tua attività che condivido solo via email. Allora, sviluppare la motivazione di un atleta. Aspetto importantissimo, tra l'altro, che Ivana stiamo testando sul campo anche oggi, perché abbiamo avuto una serie di inghippi tecnici di fronte ai quali avremmo potuto scegliere di gettare la spugna oppure di perseverare. Ora, scherzi a parte, la motivazione è qualcosa, la resilienza, il focus, il coraggio di andare avanti anche quando non ne abbiamo voglia. Sono aspetti che, bene o male, sono un optional per molte di noi considerano un optional, perché quello che poi magari c'è in gioco non ci sembra così grande, o perché noi ci convinciamo che non lo è, o perché non vogliamo, decidiamo di non rischiare perché tanto stiamo bene così, anche se poi dentro non è così. Ma quando sei un atleta e il tuo obiettivo è quello di arrivare al traguardo, un optional non lo sono più, e quindi sei la persona migliore che ci può aiutare a capire come possiamo sviluppare questi elementi nella nostra quotidianità in maniera proprio da poter perseverare anche quando le situazioni si fanno dure. Allora, io penso che la motivazione nasca dall'interno, nel senso che spesso, no, arrivano delle persone da me, perché io sono mental coach, e mi chiedono: dammi un po' di motivazione, e io non so neanche cosa rispondere, perché è impossibile, no, infondere una motivazione. Ci sono tante persone che provano a farlo, ma poi non dura, perché la motivazione estrinseca, cioè dall'esterno, non funziona, o meglio, funziona per magari, non so, una settimana, due settimane, e poi come se avessi bisogno di un'altra dose. E io quindi non ci credo a queste cose. Io credo che appunto la motivazione deve essere interna. Come fa a nascere una motivazione per fare una certa cosa? Ovviamente ci deve essere un obiettivo, un sogno che vuoi realizzare. Io sempre parlo di sogni con una scadenza, no? Che possono essere dai più semplici ai più complicati. E ovviamente quando l'obiettivo è molto chiaro, tutto il resto è facile, cioè come si fa a mantenere anche sempre alta la motivazione? Vai per micro obiettivi, no? Io adesso ho un sacco di sogni con una scadenza per il 2020, che è un'altra maratona, il passatore, e una nuova impresa molto molto difficile, molto particolare, che non sarà in Italia ma in Europa. E quindi io ho ben chiari questi obiettivi e lavoro ogni settimana per raggiungere un pezzettino, no? Un puzzle, cioè un pezzettino del puzzle, e tutto il puzzle è l'obiettivo. Però non sempre, cioè io appunto sono una persona normale, e la corsa è una passione, che io sì, sono un atleta, però cioè è dal 2013 che faccio delle imprese un po' particolari, ma non è che sono un eroe, assolutamente. Quindi è più che altro che non lo faccio da professionista, perché ho tutto un altro tipo anche di lavoro, quindi ho trasformato poi certo la mia passione in un lavoro. Quindi come faccio a mantenere sempre alta la motivazione? Io uso delle strategie un po' particolari, no? Diciamo che una strategia anche per alzarmi alle 4:30 del mattino, alle 5 del mattino, è quella di appiccicare sul mio comodino delle frasi motivazionali, no? La mia preferita è quella di San Francesco d'Assisi, che dice: comincia a fare il necessario, poi il possibile, vedrai all'improvviso che farai l'impossibile. E di fianco al comodino io ho anche preparato la sera prima i vestiti per correre, quindi dico:
insomma, anche quando sono alla sveglia dico dopo li devo mettere via, insomma, sono strategie un po' così, no? E poi un'altra strategia che ho adotto, che secondo me è fondamentale per chiunque, è quando raggiungo un micro obiettivo, che ovviamente lo decido se è una settimana, un mese, eccetera, mi gratifico. Cioè, magari io sono una grandissima lettrice, quindi amo andare in libreria, il mio mondo, e dico ok, scelgo un libro. Quindi sto lì un paio d'ore, vago tra i vari scaffali e scelgo un bel libro. Questa è la mia massima gratificazione. Quindi possiamo dire una sorta di promemoria verbale che tu ti strutturi attraverso delle frasi motivazionali. Tra l'altro credo che siano i 5 linguaggi dell'amore, adesso non vorrei confondermi, ma c'è questo quiz molto interessante che può essere utilizzato per capire, insomma, qual è un po' che cosa ti sprona di più, che cosa ti motiva di più, e lo puoi applicare nella comunicazione con chiunque, anche con te stesso. E una cosa, quando io ho fatto questo quiz, lo condividevo con un'amica e lei mi ha detto: beh, il risultato, che è legato alle affermazioni, appunto, e cioè al fatto che io mi motivo molto nel momento in cui o io a me stessa o qualcun altro nei miei confronti mi rivolge, insomma, delle frasi motivazionali, si manifesta molto bene anche nelle decorazioni della mia casa, perché come si intravede dietro ho diverse frasi che in realtà non avevo mai collegato a questo aspetto, ma che evidentemente mi danno una motivazione, mi danno una carica in più, che magari non funziona per tutti, poi ognuno ovviamente deve trovare la sua. Poi mi è piaciuto molto anche lo definirei il prepararsi al successo, cioè hai già i tuoi vestiti lì, sembra una banalità, perché sembra una banalità, e però nel momento in cui non devi usare la tua forza di volontà appena sveglio alle 5 per alzarti e andare a cercare cosa metterti per andare a correre, il livello, insomma, di motivazione, la tanica della motivazione si mantiene abbastanza carica. E il terzo, dicevi, la gratificazione. Anche questo è importantissimo, perché tu hai parlato dei piccoli passi, e soprattutto adesso in questo momento siamo verso la fine dell'anno e c'è questa abitudine, no, a darci dei super traguardi, della serie: non ho mai corso neanche da qui fino al supermercato, però decido che corro una maratona nel 2020, e vabbè, quindi è chiaro che bisogna impostare una serie di micro obiettivi. Però ti chiedo, Ivana, succede spesso che cominciamo con le intenzioni migliori, e quindi mettiamo le nostre frasi motivazionali, i vestiti sono lì, i vestiti che sono poi una metafora che può essere applicata e declinata in varie modalità a seconda dell'obiettivo, sono lì, decido che come mi gratificherò quando raggiungo il micro obiettivo. Passano 2 mesi, passano 3 mesi dal momento in cui io mi sono prefissata all'obiettivo e mi sono persa e mando tutto a quel paese. Come faccio per evitare che questo accada? Allora, se ci perdiamo, vuol dire che non abbiamo così tanto desiderio a raggiungere il nostro obiettivo. Io sono fermamente convinta di questa cosa. Può succedere che durante invece la scalata, diciamo, no? Perché è una scalata, succede che magari, non so, nel mio caso può arrivare un infortunio, che ovviamente non è programmato. L'imprevisto. No? L'imprevisto. L'imprevisto cosa succede? Cambio obiettivo nel mio caso non lo faccio a settembre, ma lo faccio a ottobre o novembre, perché appunto è arrivata questa cosa, e cerco in qualche modo di... La prima cosa è accettare. E accettare anche le debolezze, accettare che magari un giorno non si ha voglia di andare a camminare, che un giorno non si ha voglia di fare una determinata cosa, no? Che comunque uno voleva fare assolutamente. E bisogna anche appunto trasformare, come nel caso di un infortunio, trasformare una debolezza, un imprevisto, in un'opportunità. A me spesso è capitato, nel 2018 ho avuto un infortunio molto, molto grave, che mi ha costretto comunque a fermarmi per un anno. E questo io ho fatto molta fatica, prima di tutto, ad accettarlo. E ci ho messo un po' di tempo, però una volta che ho accettato che non c'era comunque nessun'altra cosa che potessi fare, ho detto ok, va bene, c'è questa cosa qui, l'accetto e la trasformo in un'opportunità.
e quindi è nato il mio libro Correre la risposta, uscito con Sperling, in cui racconto appunto la mia storia, e già questo è un grandissimo traguardo, una grandissima trasformazione. In più avevo più tempo. Avevo più tempo da dedicare ai miei figli, a dedicare comunque ad altri sport, quindi sono andata più in bicicletta, ho nuotato, quindi insomma ho cercato di trasformarlo. Con questo non vuol dire che non mi mancasse la corsa, attenzione, però insomma è importante cercare anche di trovare un modo per stare comunque bene. E succedono, no? Gli imprevisti succedono in continuazione a me e a qualsiasi persona. Gli atleti ovviamente sono più predisposti, no? Il fatto che comunque cioè, se fai 150 km al giorno, alla settimana, è ovvio, no? Che possono capitare queste cose, quindi l'importante è accettarli. Quindi diciamo che insomma è la risposta che nessuno vorrebbe sentire, ma è l'unica che davvero è quella che può funzionare, nel senso che davvero non c'è altra strada, perché se resistiamo non facciamo che tra l'altro disperdere energia al vento, visto che nel caso di un infortunio, ad esempio per un atleta, non è che, oddio, puoi anche correre con le ginocchia rotte, ma a che pro se poi non potrai mai più correre per il resto della tua vita? Quindi anche la capacità di dire è il momento di ascoltarmi e di fermarmi, a prescindere da cosa sto facendo. Assolutamente, perfettamente ragione, e soprattutto la capacità poi, che poi è la resilienza questa, no? È la capacità di trasformare. Io ogni volta che mi è capitato un infortunio, io ho iniziato le mie imprese perché ho avuto un problema al cuore, no? E è arrivato all'improvviso, perché la domenica feci una maratona, il martedì a un certo punto svengo, perdo conoscenza e mi ritrovo in ospedale che mi dicono che mi devono operare nel giro di 24 ore. Io li guardo e dico: guardate che avete sbagliato persona, cartella, perché io 2 giorni fa ho fatto una maratona. Invece era così. Io penso che sono passata da fare una maratona a non riuscire a fare le scale. E quindi insomma questo mi ha portato a 2 anni disastrosi, nel senso che, perché comunque non facevo più quello che desideravo. E cosa ho fatto? Poi poco alla volta, più stavo male ovviamente emotivamente, più non mi riprendevo neanche fisicamente. Il momento in cui invece ho accettato questa cosa, mi sono ripresa e ho trovato il modo poi di reagire. Il mio cuoricino sta molto bene, anche se ogni tanto devo fare qualche tagliando, e l'ho trasformato in un'opportunità, cioè ho creato diverse imprese sportive. E se tu adesso mi dici cambiamo il cuore, cioè se tu potessi tornare indietro, cosa farei? Io lo voglio così, cioè tu pensa, mi ha permesso comunque di fare tante cose, mi ha permesso anche di essere la donna che sono, e quindi di anche fare una serie di imprese, di progetti, che io amo e assolutamente non potrei farne a meno. Tu pensa, da una cosa molto molto dura, molto tragica, io ho fatto comunque 4 operazioni tra una cosa e l'altra, ho 2 ombrellini nel cuoricino di cui sono molto affezionata, eppure non lo vorrei diverso. Quindi questa è proprio la prova vivente che anche un imprevisto, anche comunque una cosa che sembra impossibile da superare, alla fine la puoi superare e trasformarla, quindi è una cosa meravigliosa. Questo è bellissimo, perché poi nella realtà è molto più facile abbattersi, no? Perché è la via più facile. D'altronde l'essere umano è un po' pigro di natura come stile, quindi è ovvio che scivola verso la via più veloce, che è il fatto di dire: ah, mi piango addosso. Io la chiamo la mia versione della regina del dramma, no? Capita la qualunque, ieri ero un leone, oggi vorrei scomparire e non riapparire mai più. Quindi, ma anche per le cose più piccole. A questo proposito ti chiedo, può succedere che io abbia una grande passione, una grande chiarezza rispetto a quello che è l'obiettivo che voglio che mi prefiggo, per esempio, per il prossimo anno, l'anno che deve iniziare. E però non è qualcosa che ho ancora chiaro, perché magari è un'impresa nuova, è qualcosa che approccio per la prima volta. Sento che c'è qualcosa che mi chiama, ma non è che sono nata con questa passione. Facciamo l'esempio proprio concreto di una donna che vuole iniziare un'attività, ad esempio in proprio, non l'ha mai fatto prima, si vuole cimentare in questa possibilità, e faccio questo esempio perché molte delle ragazze all'ascolto si trovano in questa situazione.
non hanno idea di qual è il punto di partenza e quindi fanno anche molta fatica a sviluppare un piano d'azione fatto di piccoli micro traguardi. Non solo, ma di fronte alla conferma inevitabile all'inizio che qualcosa non va, perché ci saranno i primi fallimenti, ci saranno le prime difficoltà, tutto quello che sembrava fichissimo all'inizio all'improvviso poi diventa complicato, si potrebbero abbattere prima del previsto, proprio perché manca loro una lungimiranza che non possono avere, perché non è stato un terreno che hanno coltivato nel tempo. Cosa possiamo dire loro per aiutarle a mantenere alta questa forza di volontà e perseverare? Allora, dunque, come hai detto tu benissimo, è importante la costruzione di un piano d'azione dettagliato. Cioè, allora, io utilizzo sempre, anche per le mie cose, un cartellone, no? Ok? Che poi io appendo da qualche parte. Io ho sempre questa, ho bisogno di una visione anche, è importante visualizzare. Ok, per me è importantissimo, anche perché il momento in cui visualizzi l'obiettivo, quello che vuoi ottenere, nel caso di una, vuoi iniziare, fare una startup di, non so, di qualsiasi cosa, ok, visualizza bene, ma cercando di utilizzare anche tutti i tuoi cinque sensi. Ok? Quindi io arrivo addirittura a sentire il profumo della mia impresa, ok? Proprio, tutto, tutto, dal tatto, la vista all'olfatto. Una volta che hai visualizzato questa cosa, bisogna costruire un piano d'azione il più dettagliato possibile, ovviamente, che si cambia poi in corso degli obiettivi, dei microobiettivi ottenuti, eccetera, perché magari ovviamente arrivano degli imprevisti, arrivano anche, parliamo anche di che possono essere anche dei bellissimi imprevisti, quindi questo ti può anche far accelerare le cose, no? Però e quando si perde un po' diciamo la concentrazione su questa cosa, o comunque un po' di anch'io ogni tanto mi viene un po' di magone, o comunque ci penso e dico non ce la farò mai, ma come faccio a fare 100 km al giorno al freddo, al gelo e di notte, eccetera. Visualizzo l'obiettivo e lo trasformo alcune cose del piano d'azione che secondo me forse sono troppo sfidanti e in quel momento non ce la faccio a farle, e quindi insomma, in corso d'opera si possono cambiare, no? Però l'importante davvero è quando si perde questa cosa, io consiglio sempre, per me è la corsa, però per altri può essere una passeggiata, oppure andare a vedere una mostra, oppure di completamente andare fuori, fare una passeggiata, fare altro, e una volta tornata a casa si è molto più lucidi. E ci si concentra più si è in grado di risolvere il problema magari che si è comunque creato, eccetera. È molto importante questa cosa. Non so se ti è mai capitato, però a me succede. Dico che okay, non riesco a risolverlo. Come mai? Allora, o salgo su una sedia e dico ok, vediamolo da un altro punto di vista, oppure appunto io vado a correre, oppure io amo tantissimo l'arte e vado davvero, io faccio esempi su di me perché lo Chiaro. faccio e vado a l'altro giorno ero un po' in crisi e sono andata a Milano a vedere De Chirico e sono tornata, non subito mi è venuto, ma io non dormo tanto di notte e mi è venuta una folgorazione di notte, faccio questa cosa. La risolvo, ma succede così, ma non solo a me che sono un po' magari un po' pazza, però a tante persone Beh, di succede. fatto, staccando, lasciamo che le Assolutamente. idee possano in qualche modo integrarsi, possano fluire, possano entrare, possano uscire, cosa che invece se ci concentriamo disperatamente su una soluzione che in quel momento non sta arrivando, difficilmente può accadere. Ivana, ti chiedo una curiosità che assolutamente voglio soddisfare anche per me stessa. La visualizzazione che tu fai, aiutaci a capire ogni quanto visualizzi e com'è il processo? Ti siedi in silenzio, chiudi gli occhi, metti una musica, che cosa utilizzi per enfatizzare quelli che sono appunto i cinque sensi? Allora, io normalmente faccio,
medito un po', nel senso che mi metto sdraiata, cercando di essere appunto completamente da sola, e chiudo gli occhi. Di solito non utilizzo la musica perché sennò mi concentro magari più sulla musica e invece voglio concentrarmi prima sulla mia respirazione, proprio la respirazione classica triangolare, quindi dal naso fino al diaframma e poi appunto con l'espirazione. Molto molto calma e molto tranquilla, quindi cercando prima di concentrarsi proprio all'aria che entra dentro di me e poi cerco di mi concentro su quello che voglio realizzare, cioè sul proprio l'obiettivo finale. Nel mio caso faccio un esempio su di me e della prossima impresa che l'ho visualizzata proprio 2 giorni fa. Io la visualizzo ogni 4-5 giorni perché per me adesso è una fatica perché è molto distante e quindi andare a correre tanti chilometri quando un'impresa è tanto distante è molto faticoso. Per dire, stamattina appunto sono nata molto presto la sveglia, erano le 4:35 e insomma è molto faticoso perché fa freddo e insomma è buio, quindi c'è anche la paura di uscire da sola, eccetera. Quindi insomma devo visualizzarla molto, molte, molte volte e mi concentro proprio sull'immagine. La prima cosa è l'immagine dell'arrivo della mia impresa. Che sarà appunto l'arrivo in Europa, in un certo posto che poi vi farò sapere, e quindi la visualizzazione prima solo esclusivamente l'immagine, e poi inizio ad utilizzare l'olfatto, il tatto, quindi proprio anche l'aria nelle mani che entra quando corro, quando alzo le braccia al cielo per ringraziare il fatto che sia arrivata, tutta questa cosa qui. E poi alla fine riesco ad arrivare appunto al profumo del successo. E per quanto tempo dura una tua visualizzazione Ma circa? una Ok, decina di minuti, un quarto d'ora. ci tenevo a sottolinearlo perché appunto magari qualcuno può pensare, vabbè, ma non ho tempo, è di qua e di là. No, in realtà, insomma, se in 10 minuti, un quarto d'ora. Tra l'altro è una cosa che io personalmente facevo tempo fa, poi ho smesso di fare per un lungo periodo e adesso voglio assolutamente riprendere quello di visualizzare degli obiettivi nella mia esperienza specifici, nel senso che quando provo a farlo con obiettivi troppo generici faccio poi fatica ad immaginarmi esattamente la situazione. Nel tuo caso l'hai proprio detto, specificità assoluta, il momento in cui arrivo al traguardo. Assolutamente, anche perché un obiettivo deve essere smart, no? Quindi specifico, misurabile, attuabile, realizzabile e temporalizzato, cioè nel senso che io il 4 settembre arriverò lì a destinazione, insomma, cioè è importante darsi proprio una data. Assolutamente. Senti, Ivana, una donna che ammiri particolarmente, che pensi dovrei intervistare dopo di te per Impact Girl? Oh mamma, allora, io penso che non ho un nome particolare, ma io credo moltissimo nella ricerca. E vorrei che io conosco diverse donne che non ho un nome specifico, ti dico la verità, mi cogli impreparato, però io appunto ho raccolto per Fondazione Umberto Veronesi appunto nella scorsa impresa Run Everest Sting, in cui ho fatto praticamente da Cortina allo Stelvio, no stop, solo salite finché sono arrivata al dislivello dell'Everest, ho raccolto appunto dei soldi per la ricerca. Io credo molto nella ricerca. Ci sono donne e uomini che investono la loro vita sulla ricerca per curare il cancro, quindi queste sono persone speciali, no? Perché comunque è fondamentale, importante, ecco così, È non un ho. vero e proprio impatto, si parla di impatto, quindi più impatto più grande di questo è difficile. E invece ti arriva una domanda bonus perché adesso me l'hai tirata fuori. Al volo, dimmi quando sei in salita, in un momento che dici porca miseria, mollo tutto, non ce la faccio, mi si stanno staccando le gambe, i piedi, non, se non riesco più a respirare, non sento più il mio corpo. Che cosa dici a te stessa in una frase per andare avanti? Allora, io mi ripeto,
siccome mi è successo, quindi te la posso dire proprio vera, mi è successo alla penultima salita, che era difficilissima perché erano 23 chilometri di salita, e quindi con un dislivello altissimo, perché ho fatto da 1000 metri a 2005 in 23 chilometri, quindi puoi pensare come erano le varie salite che facevi, i vari tornanti, perché poi ovviamente in montagna, perché l'ho fatta sulle Dolomiti, cioè non è che hai molto spazio per riposarti, quindi è tutto solo in salita. A un certo punto non ce la facevo più, e allora io ho come se fosse un mantra, no? Forza Ivi, vai che ce la fai, forza Ivi, che mi ripetevo, ma ad alta voce però, okay. Perché è importante questo, e quindi questo si può utilizzare sempre, no? Anche sì. Nella quotidianità, dai forza ce la fai, e quindi funziona perché è come una cosa... che dà una scadenza, no? Sì. Ad ogni passo io lo ripetevo, insomma, ho fatto così per gli ultimi 3 chilometri, che ero veramente distrutta e non sentivo più nessun... avevo solo dolori e basta. Ecco, Ivana, mi hai dato una carica della Madonna, cioè potessi andare adesso, poi ti contatterò per questa attività di mental coaching, che potrebbe essermi molto utile, anche se io non faccio salite di questo tipo, ma insomma le mie salite sono di altra forma e di altra declinazione. Io ti ringrazio tantissimo per questa splendida chiacchierata, ricordo alle Beats Girls che sono in ascolto che troverete tutti i punti salienti della puntata suddivisi minuto per minuto alla pagina beats-academy.it/forward podcast. Ivana, grazie ancora tantissimo e ti mando un abbraccio virtuale enorme. Grazie a voi. Ciao, grazie Cecilia. Ciao. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Beats Academy, puoi farlo visitando il sito beats-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.